parco difficile. Comunque, poi ci dice l'articolo 4, c'è la progettazione preliminare degli impianti che è a carico del costo a carico del comune. Però poi mi rimanda all'articolo 5 dove dice che la progettazione degli impianti di parco sociale. Inizialmente è sempre il progetto preliminare. Non si poteva far pagare subito al concessionario quelle che erano le spese? Cioè non c'è per farci. All'inizio il progetto preliminare lo predispone l'amministrazione e deve dare l'incarico perché non è che può... Sì, ma vorrei capire, ma il progetto preliminare, cioè, inerente al progetto dell'impianto... Il progetto esecutivo viene presentato dalla ditte o delle ditte partecipanti. Il progetto preliminare dell'amministrazione, sulla base di questo progetto preliminare, le ditte fanno il progetto esecutivo. Presentano le offerte del progetto esecutivo. Quindi c'è due cose distinte. Il progetto preliminare, però il progetto preliminare va a carico comunque dei professionali. Dopo, quando c'è l'assegnazione, ne hanno deciso che tutte le spese tecniche, esatto, dovranno essere rimborsate al comune che ha sostenuto. Sì, allora l'articolo 5 dice questo. Non riuscivo a capire. Sì, sì, la differenza c'era tra queste due fasi di progettazione. Dovevamo dire alla ditta come doveva fare l'impianto. No, sì, io volevo capire, se io faccio l'impianto sul taglio, no, dal punto di vista tecnico, mi faccio il progetto, mi realizzo l'impianto, non siamo mai riusciti eventualmente. Ok, domani, no, domani, per personale, siccome sono un esperto, perché si tira un articolo 4 che sostiene il peso, dopo le lame che praticamente si pensa, capiterà, perché non ho capito perché. Era propedeutico alla parte. Ok, va bene. Ci sono male, perché no, non c'è niente di male. Ma ancora posto di questo credo. E tanto da altri anni, no? Questo qua. Niente. Anche sui piatti diversi, per fatto un po' più. Poi, un'altra, no, i bandi PSR, però magari so qualcosina, no? Sul, poi, all'articolo 9, dico alcuni articoli che mi sono un po' segnato. L'offerta deve pervenire entro il 29 novembre 2012, cioè entro oggi. Sì. Bon, allora domanda, avete avuto offerte oppure no? Chi è che ha detto no? È comunque in ogni caso prima bisogna provare qua, dopodiché si aprirà se è consono a quello della composta della commissione che l'ha detto. Quindi non è neanche detto. No, si può sapere quali sono le ditte che hanno presentato una sola. Poi l'articolo 8 dice se la gara è presenta e l'indicazione avviene con procedura negoziata. Questo generalmente in tutti i bagni viene inserito. Nell'articolo 8 c'è scritto che se la gara è deserta, la presentazione avviene con procedura negoziata. Nel caso in cui è possibile passare per la zona privata, cioè non partecipa nessuno, però se ci sono solo quelli, cioè se ci sono una ditta, ma quello c'è, se la ditta si aggiudica, si aggiudica se tutto è regolare, se tutto è regolare, perché non può essere regolare, però se non è regolare, la delibera praticamente del consiglio al 31/10, al 29 uno deve presentare, il 29 di novembre deve presentare il banco scade, entro il 31 di dicembre bisogna fare i pagamenti. Quante, se si posso, quante frasi sono arrivate? Ah, perché sai, io ho letto bene il bando, l'ho letto anche due o tre volte, ma siccome sono duro, non capisco niente. Allora sarebbe il caso che me lo spiegate un po', perché secondo noi c'è qualcosa che non funziona qua. Beh, a parte il fatto che è bello leggere che l'intestatario del comune, l'intestatario del contatore è il comune. E il comune
gode degli incentivi del quarto conto energia, in quanto PA, pubblica amministrazione. Poi voi qua fate un passaggio e dite: l'amministrazione comunale dovrà divenire unico responsabile del punto di connessione alla rete esistente, cioè quello che ho appena detto. Quale corrispettivo alla ditta concessionaria, cioè alla ditta che dice l'appalto, verranno riconosciuti gli incentivi CSE per la durata di 20 anni. Allora, se non ho capito male, il comune percepisce per 20 anni contributi dalle nostre bollette, perché gli incentivi, lo sapete meglio di me, sono dati dalle bollette della corrente, dell'energia. E questi contributi pubblici il comune li gira alla ditta privata, che la ditta privata non potrebbe mai accedere al quarto conto energia, ma può accedere solo ed esclusivamente al quinto conto energia. Qualche cosa non funziona, eh? Ma sindaco, una ditta, se adesso, se tu, un privato o qualsiasi ditta adesso, ad oggi, fa un impianto fotovoltaico, per forza entra nel quinto conto, non può entrare nel quarto. Le PA hanno una sorta di agevolazione, che trovo anche giusta personalmente, che accedono al quarto conto energia, cioè quello vecchio, con contributi decisamente più alti del quinto conto. Bene, voi per 20 anni girate i contributi che ricevete dal CSE a un privato. Articolo 6, corrispettivi, il comune di Novara riconoscerà la ditta concessionaria di importi scaturenti dal riconoscimento della tariffa incentivante riconosciuta dal GSE. Sì. Bene, ai sensi del DM, decreto ministeriale 5 maggio del 2011, quarto conto energia, per tutti gli impianti realizzati per 20 anni. Resteranno, quando lo stanno sul posto, è fatto lei, cioè, che non è niente di ambiente, vi è scritto qua. Sì. Bene. Voi girate per 20 anni i contributi GSE pubblici a una ditta privata. Anche dopo lo potremmo capire. Avete fatto i conti di quanti ne date? In 20 anni quanto la ditta in camera? No, lei parla curiosità, capisci? Sì, quindi me lo potete dire? Perché noi l'abbiamo fatto. Se dovevamo parlare di questo, lei abbiamo fatto una verifica di inserire. Essere verificato. No, no, lei fa capire perché è arrivato un'offerta sola, no? Poi c'è, ma è anche bello quello che ha detto Emanuele, che l'articolo 4. Sì. Anche ti avevi già scommesso che non arrivava nessuno, l'ultimo consiglio. Fatto scommesso. Di cosa? Che non arrivava nessuno a offrire. Ma sì, ma vabbè, va bene, sì. No, a parte che non c'entra niente con quello che è stato detto l'altra volta, ma magari di affitto dei diritti, questa è l'altra cosa. Cioè, come? Non c'entra niente. Provare a affittare gli edifici, i tetti degli edifici pubblici. Questa è un'altra cosa, secondo me. Detto questo, nell'articolo 4, le procedure a carico del comune, saranno a carico del comune gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti. Quindi fra 10 anni gli inverter sono da sostituire, perché non parlare avanti sostanzialmente, e i contributi li devo a Picco Pallino, che ha vinto, cioè alla Faronda. Lo fa anche a me, se sono perché te 3 ore partecipa alla gara. No, a me non partecipo, mia gara, voglio dire, insomma, qua. Se la Faronda. No, non la Faronda, nel senso che se qua che si. Allora, se qua è scritto, qua c'è scritto, saranno a carico del comune gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti. Bene? Cioè il comune paga
gli interventi straordinari e ordinari. Faccia il suo intervento. Fa l'intervento, poi rispondiamo. No, quello che voglio dire io è che mi sembra che sarebbe il caso che lo fate voi questo piano e vi tenete i soldi del GSE. Come? Ma se fanno questo? No, stiamo discutendo della variazione del piano delle opere. Ah, ok. Ma quello che faccia l'intervento. Sì, ma questo qua è niente del piano delle opere, se non mi hai capito. Cioè, mi sto pegando. Dico, fa l'intervento. Sì, non sto facendo l'intervento. Ma sai, c'è un interrogatorio che ti faccio fare. Un interrogatorio? Perché? Un intervento. Allora, lì? Nella delibera c'è scritto che modificare le opere pare gli impianti siano fotovoltaici, giusto o no? Sì. Beh, ora parliamo degli impianti fotovoltaici, lo parliamo mia della casa dell'acqua, parliamo degli impianti fotovoltaici. Ti sto dicendo, vi sembra, secondo voi, eticamente corretto girare degli incentivi pubblici per 20 anni alla ditta? Non so, cioè, voglio dire, non so, bene? Avete fatto un conto, di, cioè, una stima approssimativa di quanti ne vedete, 25 anni, 20 anni? Prosegue con le stime. Non lo so, è arrivata un'offerta sola, beh, cioè, è un po' strano. Scusami, no, arrivano per seguito, cioè, deve finire l'intervento, non interrompo. No, ma poi sai... Non interrompo. Allora, guarda... gli impianti da realizzare devono entrare in esercizio entro il 31 dicembre, cioè una cosa è impossibile sostanzialmente, perché hai nel mese di dicembre hai circa 20 giorni, perché sai, ci sono le feste, se domattina ti deve alzare le buste, la buste, scusate, io sono fatto la buste, una, viene lì, la forza dell'opera, cioè la mia, niente. Ah, no. Ma scusa, cioè, non so, viste che lì o no, anche niente, non si fa niente. Perché se la documentazione non è a posto, se non presta le garanzie, io dico solo, va bene o no? Però no, questo si va bene, cioè, va bene, no, 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 no. Allora, quello che la volta che il problema fa sui tetti e comuni, non so che non li vuoi dire. No, 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 per me è quello il discorso, no, mi sembra che non è quello che chiede, però allora quello che fanno gli altri sarebbe quello, ma no, io ti ho fatto una domanda puntuale, ho sollevato una cosa che a nostro avviso è eticamente scorretta, a cui tu non hai risposto. Sì, nel senso, voglio dire, secondo te è giusto dare per 20 anni gli incentivi pubblici a una ditta per casa? Secondo te è scorretto, perché? Insomma, sarebbe il caso che lo fessi guardi o no? O no? Sì, allora, gli incentivi servono per pagare il mutuo, allora, che lo sottrae lo Stato italiano. No, adesso faccio una cosa. Avete la possibilità di fare gli interventi, sono normali. Allora, fate l'invito al vice sindaco a stare zitto. Vabbè, allora, avanti, no, adesso lo prendiamo una volta. Hai il tuo intervento, se non sei favorevole, cosa vuoi fare? Allora, cosa proponi e dopo vedremo. L'altra volta è stato affrontato questo punto, l'abbiamo discusso in questa sala, no? L'ultimo consiglio. Sì, tu avevi detto che affittavi i tetti, Flavio. No, no, aspetta che era libera. No, tu hai detto che affittavi i tetti, Flavio. Allora, l'altra volta ti faccio solo questa premessa. L'altra volta si è parlato di una tettoia, di un campo sportivo, di una tribuna. Siccome in Italia non esiste la possibilità dell'accumulo dell'energia, almeno al momento, sì, quella tribuna lì rischia di non essere mai fatta.
purtroppo è una tettoia di metterli, e quindi è una possibilità da qui a fine anno di poterlo fare. Se non sarà fatto, se non ci sarà stata la possibilità per i figli, perché se non mi abboni, tutto quello che ho, allora, anche questo però valeva la pena provarsi, tutto lì. Siccome non abbiamo i soldi per poterlo mettere a posto, e siccome probabilmente di avere neanche le amministrazioni che ne hanno preceduto, perché è un problema che è da tanti anni, mi dispiace ricordare il passato, ma la tettoia di metterli, mi ricordo, il Fasea sollevava problemi ancora 10 anni fa. Adesso abbiamo il discorso del fotovoltaico che ha la possibilità unica, ultima, di farlo da qua a fine anno, può darsi che per passare questo, se avremo i soldi lo faremo, può darsi anche che non l'abbiamo mai fatto e che l'abbiamo fatto chissà quando. Allora, siccome ci tenevo che perlomeno la tettoia, allora siete guardi, non abbiamo messo le scuole, per quanto riguarda le scuole, per esempio, tenderemo a farlo noi perché possiamo consumare la corrente sul posto, perché ogni giorno usano le scuole, quindi usano la corrente, abbiamo anche il suo vantaggio, quindi lì è stato proprio eliminato il discorso scuole e quant'altro. Mi sembra di seguire una cosa logica che un comune con delle difficoltà che come in tutti gli altri comuni che abbiamo parlato di adesso che tenta almeno di fare una cosa. Guarda, sta dicendo che intenta nobile, non sto dicendo quello lì, sto solo dicendo che tutti su ogni cosa per quasi devo dire che gli altri si arriviamo a tenere la roba per niente, se dovessi fare la TIC, se non tenere possibilità di farlo, per cercare le strade per poterlo fare, tutto lì è un discorso di buon senso, punto. Allora io sto solo dicendo che l'altra volta hai parlato di affitto del tetto. Questa è una delibera più generica e più ampia. Adesso l'ho messo dentro nel piano triennale. Questo non c'è l'abbia sul tetto di una variazione aperta. Non volete rispondere, motivi per non votare ancora una volta una cosa che tu fai fare a me. L'hai fatto con la casa delle acque, l'hai fatto questa cosa qua. Fai quello che vuoi. Allora, decidi quello che vuoi fare. Falla tu, finisci quello che vuoi fare. Quello che vuoi fare. Fai la cosa posta. Allora, io ho fatto le domande e voi non avete detto cosa fare. Non ti stai parlando di decidi quello che vuoi fare. Dell'inserimento nel piano triennale delle opere. Torneremo a parlarne appena se sarà fatto l'impianto, se non sarà fatto ame. Ma fa riferimento alla forza. Sì, ma non è un argomento che finisce questa sera, è dello più concetto, non sappiamo neanche se riusciremo, se quella busta lì che apriamo eventualmente legata alle anomalie e non è corretta, viene scartata. Se c'è qualche privato che subentrerà e che magari riuscirà a fare il lavoro entro fine anno, bene, se no non passeremo più avanti e vedremo come fare. Quindi torneremo sicuramente sull'argomento. Adesso puoi parlare. Sì. No, volevo chiedere solo una cosa, Mirko, ma non va un po' in contraddizione il discorso di dire noi diamo il valore della GSE alla ditta privata, quindi facciamo un favore alla ditta privata, come un favore, regaliamo, sembra quasi che regaliamo qualcosa, ma dovrebbe esserci molte più ditte che vengono qua, cioè, vedendo che è un bando così appetibile, dal momento invece ce n'è una sola. Ecco, quello non capisco. E il punto recita, modifica programma triennale. Ma come fai a farlo 6 mesi prima? Cioè, certamente lo fai 6 mesi, ma dobbiamo farlo tutto in quarto contro energia. Sì, ma perché dal 31 del 12 facciamo il quinto contro energia, se ce la facciamo, ce la facciamo adesso. E se no, viene fatto con tutto un altro calcolo. Sì, ma io che si è fatto nel 2010-2012, e dopo sto fatto il bando. Sì. Per cui il tempo era molto ristretto. Ritornando a fare ore, parlate di che volete,
dite quello che volete, esprimete quello che volete, fatelo singolarmente, invito tutti i signori consiglieri a non beccarsi l'un con l'altro. Hai finito Pasqualini? Sì, sì, sì. Benissimo, c'è qualcuno per parlare? Sì, sì. Bene, Montemegno, no, fatti quello che avevi mandato prima di te. Ah. Dopo ti parli che... No, ma veloce. No, parla per quello. No, no, perché sennò per avere devo che 7 ore per sera ora il tema è chiaro. Magari se vuole rinuncia all'intervento. Il discorso che si affirma con Lucio. E quando per un banco, per dare la possibilità alle altre ditte di poter partecipare, tenere anche al tempo comodo. Può essere solo due mesi, tre mesi. Sì, un tempo così ristretto perché adesso non so quando è stato fatto l'anno, sarà fatto dopo le giorni, per cui io un'azienda per poter accedere, anche solo per poter gestionare il bando che era pubblicato comunque sul sito di internet, cioè di vero, non era neanche la mia pagina, bisogna saperlo che era un bando del genere. Se fosse stato pubblicato magari nell'arco di solo due mesi o tre mesi, no, magari ci saremmo trovati più di qualche ditta, ecco, magari con possibilità più facile di poter andare avanti. Certo, nei prossimi anni sicuramente ci sarà più tempo. Vai, come è vero, molto più veloce. Prego, prego. Allora, in occasione del consiglio, credo sempre del 28 giugno che avevamo nominato anche prima, in occasione della trattazione qua delle opere triennali, avevamo detto come gruppo consigliare che ci sembrava per il periodo un attimino troppo ricco, nel senso che non vorremmo assolutamente che non venissero realizzate, anzi magari si riuscisse a concludere tutto il 100% di quello che avete messo in programma. Però riprendendo anche un discorso che diceva Pasini prima, in riferimento a un altro intervento di Olivieri, bisogna effettivamente forse concentrare quelle poche risorse che si hanno con delle fonti comunque anche di finanziamento abbastanza certe, diversamente da quello che era stato inserito quasi esclusivamente vincolato all'Unione di organizzazione, su pochi interventi magari mirati a farli. Prima Pasini aveva detto una cosa che mi trovo anche favorevole, il discorso delle manutenzioni, visto che il patrimonio comunale non si sa, non bisogna essere amministratori, bisogna semplicemente liberare locale per vedere determinate situazioni, potrebbe essere anche l'unica cosa da fare per un triennio e forse non si riuscirebbe ancora a finirle, probabilmente. È possibile. Per questo, effettivamente, la volta scorsa dicevamo, e ripeto, non per essere la fine del mondo, proprio poco catastrofici al massimo, ma proprio perché vedevamo il rischio che mettere troppe cose avrebbero trovato dopo una realizzazione, non dico pari a nulla, ma sicuramente limitata. Ci saremmo aspettati questa sera, quando abbiamo visto, se non altro, l'ordine del giorno, la modifica del piano triennale, al di là dell'inserimento di questo punto ulteriore per il quale abbiamo parecchie perplessità che sono state quelle comunque esposte prima, ma quantomeno una rivisitazione, perché nello scorso consiglio comunale, se ci ricordiamo, lo stesso sindaco aveva detto forse dovrà essere rivisto. Questa sera effettivamente è stato detto dovrebbe probabilmente essere rivisto, però questa probabilmente era l'occasione forse migliore per arrivare a farlo. Ci ritroviamo invece che la volta scorsa dicevamo che ce ne sono già troppe, adesso se ne vanno ad aggiungere ancora, non si riarticola completamente la somma su quelle che sono effettivamente quelle che dico portate via a casa, ma quando vengono realizzate. E questo secondo me è la cosa più lacunosa. Effettivamente noi andiamo avanti ancora con delle somme inserite, dove magari spero che nel prossimo consiglio comunale si andrà a fare un attimo uno screening di quello che era stato messo e di quello che effettivamente con la chiusura dell'anno solare sarà stato raggiunto, ma mi sembra che scorrendo un attimo le cifre, se andiamo oltre ai serramenti della scuola elementare Don Calabria, si vada veramente di fronte a gran poco. Adesso vedremo quello che sarà, però se deve essere fatta una rivisitazione, probabilmente che riguardi anche il 2013-14, facciamola seriamente, perché sappiamo tutti che amministrando sa che il bilancio di previsione comunque si mette tante belle cose che si crede si realizzeranno, ma si crede fino a un certo punto, però allo stesso tempo un piano delle opere triennali così, dove il 2011-2012 l'abbiamo già visto quasi tutto, a livello di crisi economica sappiamo com'è. Sul 2013, per tanta ripresa che ci sia, non credo che tenga in piedi quelle cifre che comunque vediamo messe a bilancio, perché ce ne sono abbastanza di importanti, adesso scorrendole un attimino.
si parla di 630.000 euro, dove 200.000 sarebbero finalizzati alla Valle del Tardaro, al parco, e 150.000 euro. Tutto da quella meglio. No, ma bisognerebbe che focalizzassi sul 2012, non per dire, però anche lì c'è della roba in più. Esatto, quindi dico... No, no, deve, se deve avanti, lo so che cagate roba in più. Sì, ma quello che non capisco... No, però nel 2012, dove abbiamo fatto la, diciamo così, la scheda track, non so se è lì che bisognerebbe guardare, perché chiaramente... Sì, primo, no, è già stato un po' di madrito, diciamo così, per il 2013, quindi segue il discorso che hai fatto te, Simone. Nel 2012 abbiamo lasciato alcune opere, anche queste in più, tipo il cimitero primo straccio, non so se è presente, perché abbiamo fatto una domanda regionale, per esempio, e non ci hanno ancora detto ufficialmente di no, anche se abbiamo detto sui giornali, e qua è un rammarico che c'è stato, non so se avete notato, che praticamente la regione ha dato l'input a questi finanziamenti per i comuni, noi abbiamo fatto la domanda nell'orario giusto, nel giorno giusto in cui era espresso nel burro, no? E quindi si poteva vedere il risultato, altri comuni hanno fatto la domanda il giorno prima. Siccome è da verificare, a mezzanotte, quel giorno lì, allora c'è stata una protesta di un sindaco, adesso non mi ricordo se... No. Comunque era sul giornale qualche tempo fa, è stata la protesta del sindaco di regione, ha detto ma qua è proprio la documentazione, questo è sapere che veniva messo nel burro alle 9 del giorno dopo, che ha fatto via faccio soprattutto, perché prima si parlava anche con il consigliere Moreschi di wifi, di computer, di internet. La regione accetta ancora, giusto che lo sappiamo tutti, i fax. Se tu non mandi in faccia, se mandi una PEC, visto che loro no, continuano a dirci usa le PEC, loro per ufficiale è il fax, è l'orario, ok? Così nessuno può più di loro verificare, solo loro hanno in mano la ricevuta del fax e chi chiaramente l'ha spedito. Allora è risultato che tanti comuni hanno spedito in altissimo, noi l'abbiamo messo nei giorni giusti e quindi la regione ha risposto, va bene, abbiamo capito che c'è stata un po' di confusione, vediamo di dare i soldi anche agli altri. Quindi abbiamo lasciato dentro anche per dirtene una, quindi non è che puoi tirare via, se no magari ti danno, hai capito? E così anche per quanto riguarda altre opere, tipo l'asilo e via dicendo. Quindi non è che sempre puoi tirare via a campione, ma dopo che succede come adesso, se no questa non l'avevamo inserita, per esempio. Noi facciamo una verifica e un inserimento nel triennale perché non avevamo inserito nel 2012 il fotovoltaico, perché pensavamo di non riuscire a farlo. Poi abbiamo visto che avremo questa necessità, diciamo così, altrimenti scadono i termini, e non è più appetibile per nessuno, e quindi alla fine proviamo. No, dico questo, dico che se guardiamo adesso dimenticandoci, per sapere dimenticarsi il 2012, ma se guardiamo le somme stanziate fra il 2013 e il 2014, superiamo di un centinaio di migliaia di euro, 3 milioni di euro. Se come dicevamo prima ci sono degli interventi contingenti, perché prendo un'opera a caso, ma non perché sia poco meritevole, la ciclo pedonale, quella fra Casotti e il centro del paese, che è sicuramente importante perché parliamo da decenni, tanti anni, sì, quello volevo anche fare. No, adesso non credo che sia la prima che ho letto. Forse riusciamo a farlo. Completarla. Forse riusciamo a farlo. Stato che dubbio guarda, l'arresto, dimmi qual è l'arresto che tu fatti una volta tanto. No, l'arresto, dimmene una che tu fatti. Una, dimmene una che tu fatti. Non c'è l'arresto, cosa potete fare? Una, dimmi di quello, una sola. Cosa tu fai? Questa cosa qua? No, dimmi così, è il tuo sogno da fare un po', cosa potete fare? Te ne dico una, noi avremmo puntato su quello. Cosa per i tratti? Reti fognarie, in questo momento avrai un bilancio di previsione, avrai la possibilità, per favore, per favore, di inserire tutto quello che vuoi nel bilancio di previsione, mettendo delle cifre e delle destinazioni. Parla molto tanto per la roba di fare. Mettila anche lì. Noi possiamo anche sbagliare.
noi possiamo avere una percezione sbagliata, tutto quello che vuole. Probabilmente andremo a rivedere il triennale in maniera molto manutentiva, ma per favore, una volta tanto, non farlo.